anche alla luce delle La strategicità del sito integrato di Ast nell'ambito della politica siderurgica nazionale rappresenta un'assoluta ed irrinunciabile priorità, a maggior ragione all'indomani dell'accordo societario ThyssenKrupp Tata e delle dimissioni del CEO di ThyssenKrupp. Notizie che hanno ulteriormente accresciuto le preoccupazioni già espresse in passato. Si è svolto oggi pomeriggio a Perugia l'incontro convocato dalla Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, sulle prospettive di Ast e del sito siderurgico di Terni. All'incontro, oltre alla Presidente Marini, hanno partecipato il Vicepresidente della Regione e Assessore allo Sviluppo Economico Fabio Paparelli, il Sindaco di Terni, Leonardo Latini, il Presidente della Provincia di Terni, Giampaolo Allattanzi, i segretari regionali e provinciali confederali e di categoria, le rappresentanze sindacali unitarie di stabilimento. È necessario, è stato detto, l'immediata convocazione del tavolo nazionale su Ast presso il Ministero dello Sviluppo Economico anche per conoscere quale sia la posizione del governo italiano rispetto alle future politiche industriali per il settore siderurgico. Noi abbiamo sentito prima la Presidente della Regione Umbria, Marini, e poi il Sindaco di Terni. Dal versante della regione, ma anche del territorio, ribadiamo i punti che per noi sono centrali. Ci interessano soluzioni che siano industriali ed un assetto proprietario che garantisca la prospettiva industriale, dello stabilimento e del sito produttivo di Terni, con le caratteristiche anche di un sito integrato, con le caratteristiche di un sito industriale guidato da una proprietà che si occupi di acciaio e si occupi del mercato dell'acciaio. Queste sono le uniche condizioni per far sì che permangano le acciaierie, ma permanga anche lavoro ed occupazione sul territorio. Vedremo, ovviamente sposteremo poi la questione sul piano nazionale perché l'acciaio è sicuramente un settore strategico e questo deve rientrare in quelle che sono delle strategie più ampie a livello nazionale.